Thank you.
Veronica, complimenti. Cioè, voi avete visto sostanzialmente l'incarnazione di Rei, che è la protagonista. Che Rei che è così, è passionale, è sensuale, è fuoco, è il bene e il male. Brava Veronica. Torniamo a questa scoperta di quello che è stato tutto il tuo percorso artistico ed arriviamo all'anno scorso. Il Salone del Libro non è stata l'unica grande vetrina alla quale ti sei affacciata con immensa stupore e anche immensa occasione per raccontare al mondo chi sei. L'anno scorso hai partecipato a Casa Sanremo, c'è un'occasione dove artisti vanno a raccontare il loro percorso artistico durante il Festival di Sanremo a febbraio. Com'è andata? Cosa ti sei portata a casa? E quali sono state le cose che hai scoperto, i segreti del Festival dietro le quinte che vogliamo tutti conoscere? Cioè Amadeus è figo? Amadeus non l'ho visto, te lo dico. Però ho visto tanti altri. No, è stata un'esperienza bella, molto molto bella, sicuramente diversa da quella che poi è stata anche il Salone del Libro, perché a Casa Sanremo eravamo in televisione, eravamo negli studi della Rai, anzi eravamo a Palazzo Fiori, quindi accanto all'Ariston, e diciamo che ho avuto l'opportunità di poter vedere dal vivo come funziona uno studio televisivo, come funziona una diretta, i meccanismi dello spettacolo e come tu vedi da dietro uno schermo nella realtà poi com'è. Hanno fatto un cambio, io ho visto lì diciamo che lo spazio che era previsto per me, per noi autori della presentazione con Savino Zaba, tipo 30 secondi prima era una cucina, nel giro di 30 secondi era diventato un salotto, cioè è bastata una voce dalla regia dire cambio scena e visto tipo 15 formiche, tu, cambia tutto, fin. Cioè, una cosa molto bella e molto spettacolare, anche se vuoi ti affascina, così come ha affascinato anche le persone che c'erano dentro e anche gli scrittori che ho conosciuto, perché naturalmente Casa Sanremo Writers era dedicato appunto alla vetrina di Sanremo per gli scrittori. Ho conosciuto scrittori già più avanti di me, già più affermati di me e ho visto che in realtà il mondo è paese, perché anche se loro sono tuttora più affermati di me, in realtà vivono le mie stesse insicurezze, vivono i miei stessi tormenti e a meno che appunto tu non abbia fatto un best seller che magari ti hanno fatto un film sopra, resti sempre un po' nell'ombra e nonostante magari tu abbia una grande casa editrice alle spalle. E i consigli che ci siamo scambiati, diciamo che il vissuto che loro mi hanno raccontato mi ha da un certo punto di vista rincuorato, perché ho detto beh allora insomma se fanno fatica loro allora posso farla anch'io, e dall'altra naturalmente tante amicizie nuove, conoscenze nuove, perché ai giorni nostri se c'è una cosa che è importante è proprio il contatto, cioè avere, riuscire a conoscere una persona che magari può aiutarti e può insegnarti, illuminarti, ecco. Ecco, lì a Sanremo ho conosciuto persone di questo tipo, è un'esperienza che sicuro mi porterò dentro. Un'esperienza che naturalmente mi ha fatto riscoprire anche la famiglia, devo essere onesta, perché la famiglia è il supporto degli amici, perché non ho mai avuto così tanto tifo come in quell'occasione lì. Cioè, mio marito a fianco naturalmente è venuto, cioè, è onnipresente, ma avevo le bambine a casa che facevano il tifo, suoceri, mamma, sorelle, su Facebook, sui social, erano tutto un continuo vai Tati! È stato molto bello, sentire questo affetto vicino è stata molto molto bella. Ecco, hai parlato di incontri tra scrittori più affermati di te. E mi viene da chiederti proprio questo, cioè il vero valore di uno scrittore oggi è ancora determinato dalla vendita dei suoi libri. La stessa cosa è successa a Van Gogh, dove fino alla morte non ha venduto un quadro, e poi sappiamo che personalità incredibile è Van Gogh e quanto valga attualmente un quadro di Van Gogh. Quindi non vuoi restare un Van Gogh a vita, vero? No, non vorrei, ma ho paura. No, dai. Qualcosa ho già venduto, quindi non posso già. Però sai, è vero, la logica commerciale non è più la stessa che c'era secoli fa. E purtroppo, dico purtroppo, sei definita grande scrittore se tu cominci a vendere sopra le 1000 copie. Nonostante magari tu abbia un talento mostruoso
e faccio fatica a vendere 50 copie. Purtroppo le case di, purtroppo anche per fortuna, perché comunque in realtà è il mondo, quindi non voglio giudicare o criticare il mondo attuale, però ormai il mondo editoriale, il mercato editoriale è un mondo che risponde alle leggi economiche, quindi tu naturalmente il tuo prodotto viene venduto se tu riesci a vendere. Che tu abbia scritto una cosa bella, una cosa brutta, le case ti chiamano o comunque ti fanno determinati contratti se tu vendi un X di copie. Se tu non le vendi, difficilmente quelle grandi case editrici ti chiamano e difficilmente poi tu sei anche libera di esprimerti, perché ho sentito anche di politiche poi interne che per vendere ti chiedono poi di modificare certi tratti, certi passaggi del libro. Quindi sì, c'è un po' questa legge commerciale che avvelena un po' quella che è la scrittura nella sua purezza. E ci sono, ho conosciuto scrittori, li conosco, sono molto bravi a scrivere, ma restano sempre un po' nell'ombra e non sono sono definiti ancora emergenti, invece magari di scrittori affermati, che magari sono già loro quinto, sesto, settimo libro, e meriterebbero di essere letti. Io ho letto da poco un libro di una autrice definita emergente romana, ma in realtà ha scritto 4 libri, se non sbaglio. Il suo ultimo libro non rientrava nel mio genere, però mi è piaciuto tanto, e secondo me solo una persona che sa scrivere bene può far piacere a un lettore profano di quel genere, può farlo apprezzare, può farlo capire e può farglielo piacere, capito? Cose che mi sto riferendo a un ciclico come genere, per esempio la più nota Kingsley, per esempio, non mi ha dato. Purtroppo è così. Economia è imperverso ovunque. Ecco, parlavi prima di trilogia. Stiamo presentando This Is Me, che è la tua prima creatura. Ne abbiamo sopra il tavolo un secondo, che è Quentin Byrne, che ha seguito This Is Me dopo qualche anno. E in uscita verso fine anno abbiamo la terza tua creatura, la tua terza espressione, mi verrebbe da dirti. Il capitolo finale della saga. Ci vuoi raccontare qualcosa in più su questa prossima uscita, qualche aneddoto di quella che è questa scrittura? Su Another Chance, che è il terzo volume della trilogia, non mi sbilancio ancora, semplicemente perché è una trilogia che se non si legge in ordine poi non si capisce e rischio di spoilerare troppo, cioè se faccio già fatica a parlarti del secondo non potrei parlarti del terzo di sicuro, però qualcosina forse posso dire del secondo, premettendo che comunque è una trilogia che è già stata pubblicata a suo tempo, perché in realtà questa trilogia qui è stata completamente edita dall'MGC Edizioni ancora nel lontano 2011, se non ricordo male, poi presentata alla Fiera Nazionale di Roma, quindi in realtà questa trilogia ha già un suo passato. Poi perché ho deciso di tirarmi via, non sto qui ad annoiarvi, insomma, comunque è riuscito This Is Me, che è nata al salone del libro, e a seguire è uscito anche Watch Me Burn, che è il secondo capitolo. Cosa vi posso dire del secondo capitolo, giusto per non lasciarvi un po' così? Vi ho raccontato prima che la storia è ambientata appunto in un mondo fantastico, si svolge sulla Luna, poi finiamo ad Atlantide, che come sapete a un certo punto cade, e questo lo dico perché in realtà diciamo che è storia nota, Atlantide cade, è destinata a cadere, e quindi nel secondo libro non ci troviamo più in quell'ambientazione lì, ci troviamo in un'altra dimensione. I personaggi, i nostri personaggi principali, i nostri guerrieri ci sono ancora? Sì e no. La nostra Rey, la nostra protagonista, c'è ancora? C'è, ma è prigioniera. E scopriamo che il re nero, l'antagonista per eccellenza, in realtà è innamorato perso di Reiki. E lui la rivuole indietro. Lui rivuole la sua strega. Lui non frega niente che Reiki in realtà sia una guerriera, faccia parte del bene. Per lui sono solo cavolate. Lui rivuole indietro la sua donna. E se per caso con la sua donna riesce ad avere anche il potere del sacro drago, meglio ancora. Diciamo che il secondo è incentrato più in questo passaggio di in questa rivincita da parte del regno oscuro, e diciamo questo continuo appunto questa storia travagliata poi dell'amore vero, quello che c'è fra Reiki e Adamo, perché è una storia che continua, continuerà, ed è la storia che poi
naturalmente caratterizzerà un po' tutta la trilogia, la storia che tanto amano le ragazze quando leggono questo libro. E a proposito appunto di fine, tra virgolette, della trilogia, io vorrei lasciarvi all'ultima coreografia della Nadia's Dance Mass Academy, e sì, mi sono mangiata la lingua, ma va bene, insomma. Qui danno la loro personale interpretazione di questo passaggio, di questa unione, se vuoi, un po' travagliata tra il Cavaliere del Tempo, Reiki, questo passaggio un po' particolare.